Fino alle 20 di domenica 7 agosto evitare malori di qualsiasi tipo. Non ci sono medici per coprire i turni e la guardia medica è chiusa in tutta la provincia di Cremona. L'annuncio arriva da ATS Valpadana. Per le emergenze non resta che il pronto soccorso. Dalle 20 del 7 agosto e fino alle 8 di lunedì 8 la guardia medica sarà presente solo nei presidi di Castelleone e Casalmaggiore. Una situazione di grave emergenza anche per Federico Buntardelli, medico di famiglia e componente dell'Ordine dei Medici di Cremona. La mancanza della guardia medica sicuramente è un dato significativo, un dato allarmante, è sicuramente un evento che mette in luce quanto la cattiva programmazione che è stata messa in atto negli ultimi anni, forse posso anche aggiungere nell'ultimo decennio, ha portato a questo tipo di problematica. Di notte la mancanza di un presidio di primo accesso come la guardia medica è sicuramente un dato allarmante per la popolazione. La guardia medica comunque è un servizio che va a sopperire durante le ore di nostra non attività, quindi la notte, il sabato e la domenica. La mancanza della guardia medica va a ripercuotersi sugli ospedali, ma anche sull'attività dei medici di famiglia. Sicuramente si ha un carico maggiore il lunedì piuttosto che alla mattina, perché il paziente, non avendo trovato nessuno la notte, magari banalmente per un certificato, per una cosa che non era differibile la mattina dopo, sicuramente il paziente va ad avere un grosso disagio. Anche per questo ormai non c'è più tregua per i medici di famiglia, i mesi estivi sono pesanti come gli altri. Non è un problema, noi ci siamo e siamo sempre sulle barricate per i nostri pazienti, però sicuramente il mese estivo in cui ci sono anche le assenze del nostro carico lavorativo talvolta diventa peggiore che nei mesi ordinari, quello certo, non ci piove. Ricordiamo comunque che quando riaprirà, per accedere alla guardia medica è bene sempre prima telefonare. L'accesso in guardia medica è sempre tramite telefonata, per cui si telefona al numero 116-117 gli operatori mettono in contatto col medico che deciderà e inviterà il paziente direttamente alla guardia medica. Quello che si consiglia sempre è non accedere mai direttamente, perché se il medico da solo, oltretutto in visita domiciliare, il paziente arriva e non trova nessuno. Quindi chiamare sempre il 116-117 prima di accedere alla guardia medica direttamente.